Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Eric. Se siete già stati nel mio canale, bentornati. Se non ci siete mai stati, vi consiglio di iscrivervi, perché in questo canale troverete tanti contenuti come questo riguardanti jet e ventole intubate. Quindi oggi, come vedete, è una giornata spettacolare. Siamo alla pista, non è nemmeno troppo freddo per essere inverno e non c'è vento e c'è tanto sole. E ho portato questo modello, il Rafale, lo avete visto in altre occasioni, con le mie solite batterie di fiducia CNHL Black Series 5000 mAh, e l'ho spinte più indietro possibile perché voglio fare dei voli molto sostenuti con alfa, con angolo di attacco alfa, diciamo. E questo modello vola benissimo con tutti i tipi di baricentro e soprattutto con il baricentro spostato indietro. È una ventola da 80 mm, come sapete. Io posso volare per 5 minuti tranquillamente con queste batterie, e il carrello è fatto molto bene con i sportelli sequenziali, e oggi ho deciso di farlo volare senza nessun accessorio al di sotto delle ali, perché è molto più pulito e performante. Adesso andiamo al volo perché voglio sfruttare gli ultimi minuti di sole e poi ci vediamo per le considerazioni finali.
rischiato lo stallo, però per fortuna questo modello è molto reattivo e riesce a riprendere stabilità con un po' di trotto. Ok ragazzi, 5 minuti di volo, avete visto? Non sono stato sempre con il gas al massimo, ma l'ho gestito abbastanza bene. Andiamo a vedere il voltaggio. Ho rischiato di stallare il modello 2 volte, quindi siamo molto fortunati oggi. Ora estraiamo la batteria che ci dirà il voltaggio finale. 3,60. L'abbiamo tirata un pochino, però comunque sia queste batterie possono tranquillamente scendere anche a 3,5 e non avere nessun tipo di problema, anche perché non è calda, quindi significa che ha lavorato bene. E vi lascio il link in descrizione. Quindi io vi saluto a tutti, grazie per aver guardato il video e come ho detto all'inizio vi consiglio di iscrivervi se vi piacciono i miei contenuti. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti dall'Italia.